Truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato è falso. Sono le accuse mosse a 25 persone, raggiunte in queste ore da avvisi di garanzia firmati da Rossana Venditti, sostituto procuratore della Repubblica. L'operazione delle forze dell'ordine è stata condotta su scala regionale per danni di migliaia di euro all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. In pratica, in Molise i soliti furbetti per anni avrebbero percepito indebiti permessi sul lavoro pagati dall'Inps per assistere tre giorni al mese a congiunti gravemente malati, ma che in realtà erano ricoverati giorno e notte nelle case di riposo o comunità e quindi già assistiti. Solo negli ultimi tre anni l'Inps avrebbe pagato alle persone oggi indagate circa 200.000 euro di benefici per l'accompagnamento ai parenti disabili o in difficoltà. L'inchiesta è stata condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura di Campobasso. Gli indagati, secondo l'accusa, hanno abusato della legge 104 del 92, che prevede di usufruire di permessi retribuiti sul posto di lavoro solo quando il proprio familiare è parzialmente ricoverato nelle strutture socio-riabilitative. Nell'inchiesta giudiziaria, invece, anziani e malati erano ricoverati 24 ore su 24.